Sicurezza al centro, uno dei tre focus che gli ingegneri portano all'attenzione del governo che verrà stamattina, ma sicurezza significa tante cose, le viene dall'Emilia Romagna, una regione che conosciamo purtroppo per fatti recenti. Che concetto c'è di sicurezza adesso in Emilia Romagna? L'Emilia Romagna è una terra che sin dal 78 norma in materia di sicurezza del suolo, del territorio, sicurezza sismica, però evidentemente quanto accaduto in Emilia Romagna, quindi questa ferita profonda che ha colpito l'Emilia, io penso che rafforzi la convinzione che sicurezza significa priorità anche per la qualità della vita dei nostri cittadini, ovviamente, a partire dalla loro salvaguardia. Sicurezza significa competitività delle nostre imprese, sicurezza significa economia, perché penso che questo dia vita, ragionando di sicurezza, possa dar vita un vero e proprio piano nazionale per la cura del territorio, quindi per la salvaguardia del territorio. A questo io credo miri anche fortemente tutto il dibattito che questa mattina qui si è sviluppato in modo propositivo anche grazie ovviamente alle proposte formulate dall'Ordine degli Ingegneri. Io penso che per l'Emilia Romagna, oltre al grande obiettivo della ricostruzione, e quindi dove fra l'altro la certificazione sismica è anche un pezzo della nostra legge regionale sulla ricostruzione, quindi già anticipa parte delle proposte contenute e formulate dall'Ordine degli Ingegneri. Oltre a condividere queste proposte, io credo che davvero oggi ci sia la possibilità, garantendo la certezza di risorse pluriennali, perché questo, quindi già delle risorse già esistenti e finanziate sul rischio idrogeologico piuttosto che per la riduzione del rischio sismico, credo che accompagnando a questa certezza di risorse nella pluriennalità, quindi nel tempo, che consentono di pianificare e di programmare, credo che davvero in un mix di proposte legate all'incentivazione soprattutto dei privati e i meccanismi di incentivazione per i cittadini, per la risistemazione ovviamente degli edifici civili. In Emilia Romagna per esempio questo terremoto dimostra quanto percentualmente la parte più colpita dalle conseguenze ovviamente delle scosse sia stata la parte, il 40% sia legato a abitazioni civili oppure al tessuto commerciale produttivo. Ecco, il tema di questa mattina è anche la possibilità di un dialogo tra le categorie professionali, gli ingegneri e la politica. Lei rappresenta un esecutivo regionale, quindi la parte politica, diciamo, lo chiediamo anche a lei, gli ingegneri possono diventare degli interlocutori per i governi? In Emilia Romagna sicuramente li sono già, non solo ci hanno aiutato a costruire le norme, si sono assunti anche loro pezzi di responsabilità nel farlo per arrivare all'obiettivo della ricostruzione e quindi all'obiettivo dell'uscita, dall'uscita dell'emergenza alla ricostruzione, ma in realtà lo fanno già sono per noi già interlocutori gli ordini, sicuramente a livello regionale, anche in tutti gli atti che per esempio stavamo costruendo prima del terremoto, ma che continueremo a costruire dopo, nelle prossime settimane, e che guardano a una semplificazione, a un rafforzamento anche della nostra legge per la riduzione del rischio sismico. Qui con gli ingegneri e con tutti gli ordini avevamo avviato nelle settimane precedenti, per esempio, tutto un lavoro di semplificazione della legge. Cioè in Emilia-Romagna, l'Emilia-Romagna costruisce le sue politiche insieme ovviamente alla comunità e a chi la rappresenta. Quindi sicuramente sì, credo che sia un buon metodo e debba diventare un metodo anche per il governo che verrà.